Non so come iniziare questo video perché non era nei piani di farlo, ma... Benvenuti su Dark Souls! Quest'oggi stavo tranquillamente cazzeggiando, anzi, Lordran, per scoprire se avevo dimenticato qualcosa. Perché, come ben sapete, nel scorso episodio, per entrare nelle catacombe servono delle cose speciali. Avere o una spada divina, quindi livellare la tua arma un sacco, oppure usare un'arma con qualche abilità come la mia lancia elettrica oppure una mazza che dell'oscurità non me lo ricordo neanche che ho. E quindi niente. Ero in giro per cercare qualcosa che magari non ho trovato, o magari qualche eventuale arma. E anche ad uccidere NPC inutili, c'era un mercante, non se lo meritava, ma va bene. In poche parole sì, ero in una specie di mini clip registrazione, non sapevo neanche io come spiegarlo. Fino a quando non ho trovato qualcosa di veramente figo, è veramente inaspettato. Ero nella città infame che stavo esplorando alcune zone, perché città infame è una delle poche zone di Dark Souls che non ho mai esplorato a fondo, perché la odio, fa schifo, non ci voglio, non, fa schifo. Ve lo posso spiegare così anche se non saprei come spiegarvelo. Andando in un punto strano, in una specie di ramo che andava verso su, ho trovato un morto che mi ha droppato uno scudo inutile. Colpendo però le pareti, a caso ho trovato una parete segreta. E lì c'erano due umanità che mi sono andate comodo, mi fanno comodo. E per qualche strano motivo, io ve lo giuro, ho cliccato, non so se ho spadato, mi sono... non lo so. C'era un'altra parete invisibile, dopo un'altra cosa invisibile. E io in questo momento mi sto chiedendo, ma come cazzo è possibile? C'erano anche altre cose così e io me ne sono accorto. Cosa è reale? Io sono reale e voi... Ho trovato una zona completamente nascosta da tutto. Io non so neanche cosa dirvelo. Buona visione. Ma io in che minchia di posto mi sono cacciato? No, non farmi spaventare, che già con Outlast... Tra l'altro scusate ancora per il volume troppo alto. Non l'avete visto, ve lo lascio qui nelle schede. Comunque sembra che devi per forza cadere. Che roba, non potevano farlo più facile. No, no, no. Devo stare attento a non cadere. Sono troppo contento e ancora incredulo per quello che è successo. Quindi, sinceramente, mi può succedere di tutto. Tra l'altro, perché c'è un'ombra qua? Allora facciamo che ci togliamo tutto. Perlomeno siamo meno pesanti. Dovremmo essere più capaci. Più capaci. Più capaci. Più capaci. No, cosa fai? No, non voi. Tra tutti, non voi. Ti prego. Prendi l'armatura. Prendi l'armatura. Ma poi quanto è grande sto alberone? Non guardare giù. Oppure un mouse che fa schifo e vibra. No. Ok. Funzionato. Ha funzionato. Vedete che funziona, ragazzi, essere più piccoli. Se per caso prendessimo questo qua. Ok. No. Ma che cazzo? No, io adesso ve lo giuro, lo manderei a qualsiasi persona che mi dice: ma Dark Souls ha pochissimi bug, è un capolavoro, è bellissimo. Bellissimo, sì. Non è vero, è un bel gioco, sono semplicemente molto arrabbiato. Avevo detto che non mi arrabbiavo, è vero, però... Se cado un po' di qua muore secondo voi? Proviamoci. Ok. Non male. E adesso? E adesso si ferma così? Io ragazzi non posso scivolare qui, vedete? Vedete, l'hanno fatto apposta questi qua. Però se lì muoio probabilmente, non so. Forse se cado lì... Forse non potrei morire, però potrei morire dai ragni e mi potrei incazzare. Dai frog.
We are frogs. Prova a cadere per di qua. Ok? Ah, mi ammazzo tutti la fame, porco di... Tu sei una cosa finta. No, tu sei finta. Niente. In realtà le persone finte siamo noi stessi, che ci fingiamo sempre qualcun altro. E in realtà... Io da quando ero nelle fogne non mi fido di quelli là. Che stai dicendo? Sei che l'ho stato nelle fogne? Ma che schifo. Eh no, intendo in questo gioco. Allora io penso che il mio mouse ha dei problemi. Ha delle mini vibrazioni ogni tanto che mi danno super fastidio, ma perché non riesco a muovere bene le cose. Ok, da qui si potrebbe andare. Che stai facendo? Prego. Prego, ti prego. Allora, io appena esco da questa zona tutta buggata, voglio come minimo... calci in culo, porco... Allora, quando uscirò da questo inferno, da questa zona super ultra buggata, ultra porco... Io... mi esigo, anzi esigo una ricompensa molto molto grande. Non lo so che cosa voglio, però voglio qualcosa di figo. Ci siamo, manca poco. Manca poco, io lo so. Blue Titanite Chunk. Un ramo buggato. Si vede che questa è una zona strana. Secondo voi se scendo qui mi buggo? Sì. Però sono vivo. Sono vivo, sono vivo. Dov'è la ricompensa? C'era una scala. C'era una scala. Sono pazzo. Sono molto contento. Sono molto contento. Sì. C'era una scala che presumo che ti portava allo spawn. Ma porco. Porca vacca. Ah. E continua. Ottimo a sapersi. Ci stiamo allontanando da quella zona strana. Adesso siamo nella zona un po'... funghi? Sì, sono funghi questi. Presumo sia interessante. Se muoio vi ammazzo. Oh! Oh, non immaginavo in questo senso. Mi spingono. E là c'è la mamma fungo. Oh, ci sono... c'è sia il papà che la mamma. Interessante. Io direi di scappare. Scusate, permesso, non vi voglio fare male, voglio solo scappare da questa zona. Boss? No, ve lo giuro, pensavo ci fosse il boss fungo. Ash Lake, ok? Sento pure il soundtrack, non so se lo sentite. Oh, sembra un po' Skyrim, tutto con queste urla qua. Che bella sta host, tra l'altro. Allora, noto con piacere che qui c'è un altro Hydra autoteste, quello che avevamo ammazzato nell'episodio... cerchiamo di non dare fastidio all'idra e andiamo avanti perché vedo tanta roba. Un ceppo, vediamo cosa troviamo. Dragon Scale, Dragon Scale. Possiamo potenziarsi la mazza, buono. Cosa ho appena visto? Riuscirò a sconfiggere sta idra, penso, sì? Presumo di sì. Allora, quest'idra sembra molto più intelligente dell'altra. Sì, decisamente. Che video stupido comunque sta diventando. Non sconfiggo nessun boss, scappo e basta, muoio, boh. Mi sto ramollendo, che cos'è sta storia? Ricordiamoci ragazzi, noi siamo venuti qui non per la guerra, ma per esplorazione. Tu, fatti una nuotata nel lago, non provare neanche a rivolgermi la parola, ok? Allora, andando avanti per di là, c'è... un'intera torre da scalare. Comunque che figata sto posto. È tutto bianco su bianco con nebbia, con il mare. Da qua.
Sono morto. Sono. Ah! Stavo quasi arrivando. Mi sono rotto, ragazzi. È il momento di contrattare. Contrattaccare. Sì. Sono tutto vostro. Andate col vostro attacco. E io lo scriverò. Buono! Ha funzionato! Sto scudo OP? Ma perché non uso mai gli scudi, ragazzi? Guardate che figata! Io che mi stavo veramente cervellando praticamente ed era così facile. Io devo ricordarmi, su Dark Souls non c'è solo quest'arma qua. C'è lo scudo, ci sono gli archi, usali! Guardate la vita del leader, ragazzi, manca pochissimo. Allora, so che mancano ancora qualche testa. Tecnicamente un leader nelle leggende dovrebbe morire quando tutte le teste sono tagliate. Però nel contatore, vedete la vita? C'è uno sputo di vita, manca pochissimo. Un solo colpo e possiamo farcela. Ti prego, fai che sia così. Io veramente, se è così, potrei godere tanto. Non l'ho colpito? Sì, l'ho sconfitto. Sì, l'ho sconfitto. Ma guarda che aveva altre 4 teste. Ok, va bene. 2? Ah, e quindi ecco dove c'erano tutte le scale del drago. Nel lago dei draghi. Dov'è? Ah, eccola. Il mio dragon tool. Vai, ne abbiamo. Wow, e possiamo potenziarlo ancora un'altra volta. Ma voi vi accorgete che probabilmente con quest'arma qua noi siamo capaci di one-shottare i vecchi boss delle prime zone? Probabilmente adesso One-Time Smog lo sciogliamo. Però da questa zona nuova, da tutto questo posto qua, io non sono ancora soddisfatto al 100%, perché ok, zona nuova ci sta bene, però non c'è ancora un boss. L'ho detto, no, non c'è ancora un boss. Se c'è adesso un boss, bestemmio, perché l'ho appena detto a caso, io non so se c'è un boss qua. Oh, è un drago. Credo sia un drago, cioè. Ah, oddio, pensavo che mi attaccasse, quindi sono andato subito a curarmi. Cosa vuol dire? Prega? Sì, sì, entro nel covenant dei draghi, certo. In realtà qua in questo gioco non si chiama draghi, ma un'altra roba. Mi ha dato Dragon Headstone e Dragon Eye. Ricevi una testa di drago e praticamente. Cosa? Ah, oddio. Oddio, c'è la testa da drago. E posso sputare fiamme, che figata. Per ritagliare la coda. Che succede? Oh! OP. Ah, ma è la lama di Kratos? Allora, è molto, 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 molto lenta. Però rispetto al Dragon Tool, che è più 3, se lo potenzio praticamente sono invincibile. Ma questo ha 50 addirittura, ma i 50, ragazzi, non so se ce la faccio ormai. Vedete qua, questa spada, uno delle armi rare dei dragoni, è venuto fuori dalla coda del drago di pietra di Ash Cave, discendente di un drago antico. Sono curioso, cosa succede se ne offri altre? Magari mi droppo qualcosa di interessante, spero di sì. Ne offro 2, tutte e 2 che ho, le uniche. Cosa succede? Sono super curioso. E quindi? E quindi mi hai ciullato tutto. Ma no, discendendo da una famiglia di antichi napoletani. No, ragazzi, io non tornerò mai più là. Voglio che voi lo sappiate. Bene, eccoci qua finalmente. Sono curioso di capire quanto tolgo effettivamente. Oh, non è male. Ah, oddio. Oddio, ma è OP questa mazza contro le tizie della catacombe. Cosa? E invece rinascono lo stesso? Che bello Dark Souls, vero? Senza bug, giusto? Ma ragazzi, ma come cazzo è possibile poi? Ah, per di qua si continuava con le catacombe. Non lo sapevo. Non avevo visto questa stanzina. C'è già qualcosa che non mi piace, l'avete visto tutti. La gente si ricompone lo stesso. C'è un morto qua che uccido subito. No, 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 no. C'è il bonfire, c'è il bonfire, c'è il bonfire, c'è il bonfire, c'è il bonfire. No! Io penso e spero che lo scopriremo nel prossimo episodio, perché non so più come fare. Cioè, nel senso, nella parte 2, perché io, cioè, non ho ancora sconfitto un boss, quindi l'episodio non può finire.